buongiorno a tutti. E allora un'epifania un po' sfortunata per la Juventus. Niente dolcetti nella calza della Befana e solo carbone. Una amarissima sconfitta allo Juventus Stadium. Passa la Sampdoria 2-1 e Juve che torna a casa anche con le ossa rotte, viste l'infortunio di Claudio Marchisio. Iniziamo subito e presentiamo l'ospite di questa giornata. Buongiorno Maurizio. Ciao Luca. Maurizio Leone, dipendente del Magneti Marelli e esponente di Tradizione Bianconera. Grazie Esatto. allora di essere qui. Partiamo subito. Cos'è mancata questa Juve e quali sono stati i grandi errori fatti che hanno portato questa amara sconfitta? Secondo me la difesa oggi era inesistente, anche grazie a Peluso che si portava sempre avanti, non so per quale motivo. Difensore centrale, ma si comportava da ala sinistra e si è rimasti sempre scoperti lì. Dunque, Juve che nonostante avesse un uomo in più riesce a far sì che la Sampdoria resti in partita, faccia la partita e riesca anche a vincere. Cos'è mancato non solo oltre alla difesa ma anche a centrocampo? È mancata tutta la Juve. Conte, quali cambi ha sbagliato e quali cambi avresti fatto tu in vista anche dei giocatori che erano in panchina e che non sono stati messi in campo? Non avrei fatto giocare De Ceglie sulla sinistra, avrei messo subito Giaccherini, Padoin sulla destra, avrei fatto giocare Vidal ad esempio, anche perché abbiamo sottovalutato la Sampdoria e così non va bene, c'è stata poca cattiveria, non siamo stati come al solito, siamo stati cattivi solo poi dopo quando abbiamo subito il 2-1, ma prima non abbiamo giocato molto Abbiamo bene. risparmiato molto energia. Esatto. Senti, in settimana c'è stato un brutto episodio di razzismo. Nella partita, nell'amichevole Milan Pro Patria, ci sono stati dei cori razziali verso Boateng e Boateng ha scelto prima di scagliare il pallone contro queste persone e dopodiché riprendersi il pallone e andarsene negli spogliatoi, partita vinta da 1-1 per il Milan. Come valuti questo episodio e tu che sei un assiduo frequentatore dello stadio delle curve, perché avvengono spesso questi episodi? La curva della Juventus è una curva di destra. A me la politica non mi interessa, quindi allo stadio bisogna tifare, è giusto il tifo caldo, come quello della Juve, di tutte le curve, però bisogna lasciare fuori la politica e il razzismo. E quindi io sono contrario per questo, però questo è il mio pensiero. Senti, dal punto di vista del mercato, visto che si è riaperta la Sì? finestra invernale, è già arrivato un giocatore, Peluso, che oggi ha già giocato, non una grandissima prestazione, anche Boh, ma giocato, ci si è allenato sta, è la pochissimo, è la prima prima volta. Chi partita. vorresti che arrivasse, soprattutto questo tanto acclamato top player che tutti si aspettano, chi vorresti che arrivasse, ma anche a centrocampo, Marchisio si è infortunato, ovviamente bisognerà fare tutte le varie valutazioni, nel caso fosse un infortunio grave, tu su quale giocatore vorresti che la Juve andasse a comprare o comunque anche in altri settori dove secondo te la Juve è ancora carente ha bisogno di rinforzarsi? Secondo me a centrocampo, anche se Marchisio si è infortunato oggi, siamo a posto perché potremmo mettere anche Luca Marrone che all'inizio, prima che arrivasse Pogba, era un buon giocatore. O sposti anche Giaccherini centrale. Certo. Il top player per me è indispensabile in attacco, ci serve una punta che faccia gol. Secondo me può essere Drogba. Anche se ormai è grande, però 2 annetti ancora li fa, il fisico ce l'ha. Oppure, visto che la Fiorentina dicono che si è preso Giuseppe Rossi, giusto? Assolutamente sì. Potremmo comprarci Jovetic, che è stato il mio sogno da un po' di anni. Il problema per arrivare a Jovetic sono i rapporti praticamente inesistenti fra la dirigenza Juve e la dirigenza Della Viola, perché Fiorentina. ancora il caso Berbatov brucia molto, soprattutto in casa Viola. Quello sì. Invece un giocatore che ultimamente è tornato proprio forte tra le pagine della cronaca sportiva della Juve, che è Llorente. Sì. Llorente è stata fatta anche un'offerta, anzi è proprio stata mandata la comunicazione, stiamo trattando con il giocatore perché a fine anno va in scadenza di contratto, perché Sì. adesso da normativa UEFA bisogna fare questa comunicazione. Sono
Secondo te Llorente potrebbe essere il giocatore che stiamo aspettando e che ci serve? Potrebbe essere, io non giudico prima del tempo. Però secondo te potrebbe inserirsi bene nel gioco di Conte? Io penso di sì. Bene. Prossima partita, Juve-Milan, Coppa Italia, quarto di finale. La Juve cercherà subito un forte riscatto. Probabilmente non vedremo tanto turnover, ma i giocatori migliori che abbiamo subito in campo, quindi anche Vucinic dall'inizio e soprattutto Vidal a centrocampo. In campionato andremo in trasferta a Parma, al Tardini, una trasferta calda dal punto di vista delle tifoserie, Esatto. come tu ben mi confermerai, non passa un buon sangue tra le due Per tifoserie. niente. Per cui io ringrazio Maurizio di essere venuto, grazie, Grazie a te, e Luca. facciamo anche un saluto a tutti i tuoi amici di tradizione bianconera Ciao ragazzi. e chiediamo di continuare sempre comunque a sostenere nei limiti diciamo, dei cori da stadio e non del razzismo la Juventus allo stadio e in trasferta. Speriamo. Quindi grazie ancora e l'appuntamento è la prossima settimana. Anche se la Befana non ci ha provato i dolcetti, noi comunque rimaniamo primi. Sigla.